compie 10 anni il festival musicale più famoso della Valpellice. È l'Arzon Air Festival, iniziato un decennio fa grazie alla passione di ragazzi del posto appena usciti dal liceo e riuniti nell'associazione culturale SPAD. Il festival, sempre autofinanziato, ha portato in valle oltre un centinaio di gruppi e coinvolto migliaia di persone. Quest'anno torna a Torre Pellice dal 3 al 5 luglio. E noi 10 anni di Arzon Air li festeggiamo come l'abbiamo fatto per 10 anni, cioè organizzando concerti e facendo suonare gruppi su un palco che costruiamo noi. Iniziamo venerdì 3 luglio in Piazza Mouston con il concerto degli Africa Unite e poi ci spostiamo il 4 e il 5 luglio a Blancio. Il 4 ci sarà una rassegna di gruppi emergenti, Black Hemisphere, Auto in Vertigo, Macchinato Folk Band, Pawnshop e Pelicans. E la domenica con i Rudolf Finn. Una grande festa di estate occitana, ci sarà la grigliata a pranzo, balli occitani nel pomeriggio. Alle 6 la presentazione del libro racconto e storia di tutta la carriera di Rudolf Finn e alle 9 il concerto. Che cosa sono per te questi 10 anni? Sono tanti ricordi, tante emozioni, tanti amici, tanti concerti e sono quello che poi hanno, per me, hanno determinato comunque delle scelte di vita, nel senso che ovviamente noi abbiamo iniziato 10 anni fa, l'anno dopo la maturità, a fare un festival quasi per gioco, con il tempo è diventato non più un gioco e negli anni è diventato una scelta di studio, è diventato un lavoro a 360 gradi. I 10 anni di Arzon Air sono per me 3 episodi chiave. Il primo è stato il giorno in cui abbiamo fatto il primo evento Arzon Air nel 2005 con una pioggia che neanche nelle Amazzoni c'era così tanta pioggia e abbiamo fatto suonare Bonafede, un jazzista importantissimo, sotto un telone che si stava riempendo d'acqua e che abbiamo dovuto svuotare a mano durante il concerto inondando la gente in prima fila. Cioè questo per me è la prima immagine che mi viene del primo concerto, quindi è stato un disastro. La seconda immagine invece è stato il primo grande successo che è avvenuto soltanto 2 anni dopo, nel 2007. Il primo grande concerto che abbiamo organizzato, gli Africa Unite al Collegio Valdese, una giornata bellissima con un sole incredibile, il prato del collegio che strabordava. Mi ricordo che quando è iniziato il concerto io lì ho pensato la sensazione della gente, la sensazione del fatto che tutte queste persone siano felici per qualcosa per cui tu hai lavorato è quello che voglio inseguire. E la terza immagine che mi viene in mente è quella che siamo adesso, che siamo in 4 e che ci stiamo, nonostante i 30 anni, dopo 10 anni ancora impegolando nell'organizzazione di un festival. Quindi la terza immagine sono le facce dei miei 3 compagni, direi. E poi anche a tutti gli altri amici che ci hanno aiutato e ci aiutano ancora, anche se hanno fatto scelte di vita diverse, ma che tengono all'Arzon Air come a qualcosa di loro e quello è quel qualcosa in più che secondo me ha sempre fatto sì che ne valesse la pena. E quello è il momento più bello, la nostra festa succede e avviene realmente quando la gente comincia a applaudire, quando la gente si diverte, quando la gente se ne va contenta e dirà ci vediamo domani che c'è un'altra serata.